Salve e benvenuti a questa terza carriera interattiva della storia del canale Twitch. L'anno scorso su FIFA 21 ne abbiamo fatte due, una con il Wycombe Wanderers e una con il Cork City, che però invece che tenerlo in Irlanda l'abbiamo spostato in Francia per ovvie ragioni. Come funziona una carriera interattiva? Andremo a customizzarci la squadra, ma io non dovrò scegliere niente. Sceglierete voi il nome, sceglierete voi la valutazione media, sceglierete voi il modulo con cui partire, le uniformi, i colori delle uniformi, lo stemma, lo stadio. Sceglierete ogni singola stronzata. Dopodiché a questa squadra darò 1 miliardo di euro di budget e con questo 1 miliardo di euro comincerà la nostra avventura. Supponiamo che come modulo scegliate il 4-4-2. Benissimo. Il nostro obiettivo è quello di avere in rosa 23 giocatori, due per ciascun ruolo più un terzo portiere. A ogni singolo calciomercato andremo a suddividere la nostra squadra in quattro grupponi: portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti. Io potrò mettere il diritto di veto su un giocatore per reparto e loro verranno esentati dall'estrazione che determinerà quali giocatori dovremmo vendere. Come detto, dobbiamo avere due giocatori per ruolo. Abbiamo quattro attaccanti, uno viene salvato. Quei tre attaccanti vengono messi all'interno di una ruota della fortuna e il nome estratto è il nome del giocatore che dovrà essere venduto per essere sostituito da un giocatore che sceglierete voi. Spero di aver spiegato bene tutto quanto. Se non ce l'ho fatta, tranquilli, perché tanto adesso vedrete giocando come ci muoveremo e che cosa faremo. Quindi un bacione a tutti quanti. Sia ben chiaro, quando vi dico il modulo da scegliere, non potete scegliere l'118, l'127, cioè no, sono moduli di base del gioco, ok? E signori, non andrò a selezionare nessuna squadra in particolare, come detto, ma andremo a creare la nostra squadra che anzitutto ha bisogno di un nome, ma il nome ovviamente sarà nella lingua, tra virgolette, di quella che è la nazione in cui andremo a giocare. Nella vita, io ho sempre fatto carriere in tante nazioni, perché le ho fatte in Inghilterra, le ho fatte in Italia, le ho fatte in Germania, le ho fatte in Francia. Non le ho mai fatte in Spagna. Quindi questa carriera interattiva partirà dalla seconda divisione spagnola. E ora ho bisogno del nome. Cliccherò su un nome a caso, dopo il conto alla rovescia, e quel nome lì, se è già spagnoleggiante, bene. Qualora non dovesse essere spagnoleggiante, semplicemente lo spagnoleggeremo. Marco, 5. Non posso chiamare... la chiamo 5, ok? Adesso la chiamo 5. Va bene, la chiamo 5. Saremo i Los Cincos, anzi, UD Los Cincos. Va che bel nome. Unión Deportiva Los Cincos. L5S. Madò, che brutto! Che brutto l'abbreviazione col... ma non la posso vedere questa cosa qua, fa proprio brutto. Vabbè, va bene, andiamo avanti. Allora, come detto, la metteremo in Spagna. Dove cazzo sta la Spagna? Di certo non nella A. E più precisamente nella seconda divisione spagnola, quindi nella Liga Smart Bank. E andrà a sostituire, direi, la peggiore squadra che c'è in seconda divisione. Oppure una di quelle squadre che sono tipo, che ne so, ci state? Vi sta bene? Le squadre B non possono essere promosse, allora a maggior ragione. Via la Real Sociedad B. E come squadra rivale chi prendiamo? A casaccio, proprio. Ragazzi, un numero tra 1 e 20 in chat. Nico Exagonico, che dice la 3,45, che quindi tecnicamente è la 3, quindi noi ce l'avremo a morte con il Leganés, a caso. Va bene. Per decidere lo stemma faremo tre passi. Il primo, per scegliere la forma. Il secondo, per scegliere il motivo, la trama di suddetta forma. E il terzo, per scegliere il colore. Paolo G3031, che dice 16 come numero, quindi... ok. Colore da scegliere. I colori sono 12, quindi ora mi serve un numero tra 1 e 12. Comunque, il colore che è uscito è il giallo. Ok, queste sono le varie scelte. E sono esattamente quanti stemmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Ragazzi, ultima decisione per quello che concerne lo stemma. Un numero tra 1 e 30. Mr. Calas 7, che decide il numero 5. Quindi, madonna, che eccesso. Pff, che brutto logo, cazzo, per niente spagnolo.
E va bene, è giunto il momento di scegliere le uniformi. Non si capisce un cazzo. Permettetemi di fare una cosa, ok? Nome e numero li scelgo io, facciamo per la prossima maglia, va bene? No, se no stiamo a impazzire. Se il terziario non è rilevante, lo scelgo io. E nome e numero anche li scelgo io, a prescindere, altrimenti è un disastro. Pigiamone Pog! Pigiamone Pog! Bellina. Però ci sta, la prima è chiara, la seconda è scura, va bene, va bene. Per lo stadio, invece, io vi direi di limitarci a scegliere il nome. Anzi, no, lo stadio lo faccio io, se no non finiamo più. Facendo un piccolo richiamo alla serie Colpe Pegaim, questo stadio sarà la Prime Arena. Oppure il Camp Prime. Eccolo qua, il Camp Prime. Altro che il Camp Nou qua. Adesso, voi avrete da decidere due... In realtà no, tre cose per quello che riguarda la squadra. Punto primo, il numero di stelle, che può essere mezza, ma possono anche essere, direi di limitarlo a 3.5. Chiudo gli occhi e vedo che lo state scrivendo, un numero tra mezza stella e 3 stelle e mezzo, 5, 4, 3, 2, 1. Alessio 2602. 35, immagino sia 3 stelle e mezzo. Quindi 3 stelle e mezzo sarà l'overall di partenza della squadra. Ora dovrete scegliere l'età della rosa, che può essere da, vi dico dei numeri, 1 molto giovane, 2 giovane, 3 equilibrata, 4 esperta, 5 veterana. Babbauz che sceglie 1, quindi squadra molto giovane e molto talentuosa. E adesso è giunto il momento di scegliere il modulo. E io sceglierò a caso una delle persone che dice ho la soluzione, che poi dovrà dirci il modulo da utilizzare. Ho la soluzione, la quadra del cerchio che ci permetterà di portare questo Los Cincos in cima al mondo. Dov'è il microfono? Quindi 5, 4, 3, 2, 1. Giulio lagga TTM, stop! Stop allo spam di soluzioni, stop allo spam di soluzioni. Hello, hello, hello. 4, 2, 4. Aggressivo. Ora dobbiamo sperare che appaia come squadra molto giovane. Mi accontento anche di un... Cazzo, era apparso, mi sa, però soltanto come giovane, non come molto giovane. La prima volta che mi appare un 4-4-2 mi fermo. Eccolo qua. 4-4-2. Sciallissimo. È più facile adattare degli esterni destri alla destra piuttosto che prendere un 3-5-2 e ribaltarlo completamente, no? In quel senso. Ora, come budget trasferimenti, per l'appunto, metterò 1 miliardo di euro, che non è lì per essere speso tutto. Semplicemente, essendo questa una carriera interattiva, quindi una carriera in cui sarete voi a scegliere i giocatori da acquistare, siccome potrete propormi letteralmente chiunque, da Stefano Sturaro a Lionel Messi, a Martin Caceres, a Paulo Dybala, è giusto che io abbia i soldi. Dobbiamo dare un'occhiata alla squadra e capire se abbiamo due giocatori per ruolo. Quindi cosa vuol dire questo? Dopo aver analizzato per bene la squadra, possiamo vedere che abbiamo un buco gigantesco in attacco, dove abbiamo un giocatore e mezzo. Dipende tutto quanto da questo Rodriguez e da quanto ci metterà a diventare attaccante. Perché se ci mette poco bene, se ci mette un anno intero, lo vendiamo. Ci mette 34 settimane, è accettabile, ok? Quindi abbiamo da comprare sicuramente un attaccante e sicuramente un difensore centrale. Dopodiché dovremo girare la ruota per vedere chi dovrà essere cacciato via tra i 4, anzi tra i 5 centrocampisti centrali e tra le due ali sinistre. Andiamo a girare la ruota e vediamo chi dei 4 dovrà abbandonarci. Cardenas. Non voglio proteggere Arthur Zulk, bensì voglio proteggere Alberto Cancio. Alberto Cancio, orgoglio italiano. Lo abbiamo trovato qui nel Los Cincos. Voglio che ci rimanga nel Los Cincos. Vediamo se il gioco sarà dalla nostra parte e ricompenserà la nostra fiducia nei confronti di Cancio. Lo fa. E andiamo, cazzo, dobbiamo vendere Estrada, benissimo, quindi dobbiamo dire addios a Estrada e a Cardenas.
Giunti a questo punto, mi servono un difensore centrale e una punta centrale. Per questo primo mercato. Cominciamo dal difensore centrale. Voi scrivete il muro in chat e io selezionerò una persona a caso. Dopodiché quella persona dovrà dirmi chi acquistare come difensore centrale. Un nick decente è il tuo momento. Signori, stoppa i muri. Ho paura di nomi che potrebbero venire fuori. Hanko. Oh shit. Hanko ex Fiorentina. Ok. Quindi andiamo a cercare Hanko. David Hanko, eccolo qua. Dallo Sparta Praga. Mi sa che era uno di quei giocatori che avevo guardato durante la carriera col Pepe Game, ma non ne sono sicuro. E per il ruolo di attaccante, vi chiedo semplicemente di scrivere il bomber. Il muro e il bomber saranno i nostri primi acquisti. 3, 2, 1. Non ce l'ho fatta. 3, 2, 1. Gaetano 220500. Giacomino Raspadori. Partiamo proprio con un giocatore molto mainstream per quest'annata, ma un giocatore che potrebbe diventare il nostro punto di riferimento. Ok, ci sta. Accetto Giacomo Raspadori. Vi ricordo che potete anche memare quanto vi pare, eh. Non siete tenuti a scegliere giocatori buoni. Potete anche farvi prendere davvero un cazzone qualsiasi. Basta acquisti. Ecco, qua volevo chiedervi poi, più che altro. Perché di base faccio un acquisto per ruolo. Abbiamo fatto un acquisto in difesa. Abbiamo fatto un acquisto in attacco. Ma se tentassimo un acquisto anche in porta e a centrocampo, vendendo uno dei giocatori che ci rimangono? Di solito non lo facciamo. Di solito il primo mercato serve giusto a completare i buchi. Ma se volete possiamo farlo. Devo girare la ruota di nuovo per buttare in mezzo alla mischia centrocampisti e i portieri. Quindi, anche qua, di nuovo a centrocampo metterò il veto su Lozano. E quindi mi rimangono giusto Campos, Garcia e Cuevas, dei quali uno dei tre ci dovrà abbandonare. Vi lascio così tanto sti cazzi. Campos. Cazzo, è quello buono, Campos. Vedete, la ruota è bastarda. Certo, diamo via uno buono per prendere un altro molto buono, ma non abbiamo riserva a centrocampo, essenzialmente. Mentre per la difesa, vediamo chi di due se ne dovrà andare. È assolutamente irrilevante. Ovviamente il giovane. Mannaggia, chi so io, mannaggia, va bene. Allora, selezionerò il centrocampista centrale tra coloro che scriveranno. Boh, raga, non lo so. 5, 4, 3, 2, 1... Non riesco a cliccare su nessuno. YouTube Sasso ti... Stop! Stop al televoto, Sasso! Angel Gomez del Boavista. Ok, giocatore particolare, peculiare, che non conosco. Ma magari è uno di quei talentini giovani che vanno tanto per la maggiore, non lo so. Ma è stato acquistato, Angel Gomez? Ma soprattutto può giocare come... CC? Potenzialmente posso cambiare ruolo a tutti, ma se lo metto come CC ci metto un anno e mezzo, non ha molto senso. Cerchiamo di seguire i ruoli. Allora, Angel Gomez è la prima opzione. Se lo prendiamo e vediamo che ci mette tipo più di un anno a cambiare ruolo, vuol dire che non è portato per niente. E quindi andiamo a prendere Iniesta. Bravo Manu, ottima idea. Quindi segniamoceli entrambi e poi prima di acquistarlo facciamo un salvataggio tattico. Ora però dobbiamo scegliere il portiere. Che cazzo, non riesco a cliccare su qualcuno però. Non ce la faccio. Oh, Ale Paglia, stop. Stop allo spam di Big Portier in chat. Gallese, il portiere del Perù. Ignorante, mi piace. Oh, cazzo, incredibile. Per una volta non ci dobbiamo prendere Donnarumma. What the fuck is going on? Oh, magari Gallese è un giocatore ottimo, eh. Però mi piace come cosa. È un nome che non mi sarei mai aspettato. Apprezzo la fantasia. Ok, qua direi che a meno che il Genoa non batta il Feyenoord, siamo fuori dalla coppa. Dannato un balanzolà. Abbiamo vinto in realtà. Vediamo cosa mi combinano. Vediamo se passiamo al turno successivo. Per sbaglio. Siamo passati al turno successivo, bene. Grandi Los Cincos. Dimenticavo che in Spagna hanno tutte le clausole. Ok, fatto.
Bene, sistemato tutto questo casino, ora avanziamo e cominciamo a fare i primi acquisti. 24 e mezzo, ma giusto perché non voglio darvi quello che mi chiedete voi. Oh, che cazzo. La Fimico Pululu, ragazzi, non dipenderà da me, ma comunque non mi piacerebbe averlo anche qui Pululu di nuovo. Va bene le meme, va bene tutto, ma... insomma, cioè, a una certa anche basta, no? È giusto che abbia il suo luogo una sola volta e poi basta in spammarlo all'infinito. Allora, Raspadori, tu sarai qui per il turnover, che sarà un po' bruciato Raspadori, me ne rendo conto, ma... va bene così, magari sale lo stesso tanto e il prossimo anno fa il big saltone, eh? Ecco, davvero, piuttosto accetterei un Goat Q a me, che è da un po' che non lo vediamo. Mi sta bene. Non voglio la clausola rescissoria, caro David. Stipendi 11.000, bonus di ingaggio, rete inviolate, vai, to, ciao, vai i soldi. Adesso andiamo a vedere come funziona con Gomez. Quindi, tenteremo di acquistarlo dal Lille. Vedremo quanto tempo impiegherebbe a diventare CC e se ci mette più di... che ne so. Direi... non voglio Vega, no. Controfferta, rimuovi scambio giocatori. 4 e 6. E adesso ti becchi un'offerta più bassa di prima, stronzo. Vediamo, forse come CC è un po' deboluccio, però non posso neanche avere un 4-1-1-4. Un po' pesante, eh. Quanto ci mette a diventarmi un centrocampista centrale? 61 settimane, un annetto. COC ce ne mette 4. Dai, è super offensivi, vaffanculo. Vada per Gomez, mi spiace per Iniesta, ma di fatto Gomez era il giocatore richiesto, quindi lo trovo giusto. E quindi andiamo a prendere giusto il buon Pedro Gallese. Ma non voglio darti i giocatori. 1.830.000, tiè. Tienti sti 30.000, poveracci. 1.900.000, madonna, che cacacazzi per 70.000 euro. Mamma mia, che poi dico per 70.000 euro... ma credetemi, io darei anche via il culo in questo momento per 70.000 euro. Però non ne parliamo. Turnover, Pedro? Accetti, bravissimo. Diamo a Vega la 20 di Giacomo Raspadori, che invece si beccherà la maglia numero 2. Come in ogni carriera che si rispetti, un attaccante con la 2 ci deve sempre stare. Numeri sistemati, squadra sistemata. Signori, la UD Los Cincos è pronta a fare il suo esordio ufficiale. Oh boy, minchia, Fabian Delf è ancora vivo. Signori, esordio ufficiale dell'Unión Deportiva Los Cincos nel calcio che conta. Prima partita in Segunda División Española contro i rivali di una vita, il Leganés. Signori, siamo pronti a cominciare, la squadra è la nostra. Siamo sì, direi che siamo tutti pronti. Quindi... beh... taglie. E oh mio Dio, avevo già rimosso dalla testa il fatto che avessimo questo orribile, orribile, orribile campo. Mamma mia. Che bruttura, signori, che bruttura, ma... oh, posso dire che in qualche modo rendono bene le nostre divise? Cioè, nonostante siano state fatte completamente a caso con voi che sceglievate dei numeri a culo, prendono alla grande. E partiamo subito malissimo con un buco. Prova a cercare il cross, invece tocca corto per Bautista. Lato corto dell'area di rigore, torna indietro da Eraso. Eraso, col mancino, fuori gioco. Da come non è fuori gioco? No, 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 non cominciamo a rubare. Cioè, non è che dopo 11 minuti già rubiamo contro di me. Quello era palesemente fuori gioco e ostruzione al portiere. Raga, tirle scoppi in chat. Qua c'è l'arbitro che va punito severamente. Ma guardalo, non ci credo. Posso vederla un po' meglio? Bordo campo alta. Eccola. No. Effettivamente non è fuori gioco. Perché se vedete c'è il mio terzino sinistro che lo tiene in gioco. Ma poi comunque è in mezzo ai coglioni per il portiere. E questo è innegabile. Che il portiere ci abbia provato... che culo, cioè parata sulla schiena, sulla spalla e poi in sforbiciata la mette dentro. C'è una sfiga. Sì, è il derby, esatto, è pure il derby, per quello dico io, cioè che rosicata, che rosicata. Quando è che arriverà il giorno in cui lo Cinco segnerà 5 gol in una partita? Lo aspetto. Quintilà, Arnaiz, bravo Rivera, mamma mia.
Che giocatore in difesa è forte, Rivera, se la cava. Ma perché sembra Joel Embiid quello? Ma è Joelone Embiid palesemente tantissimo. È il fratello sulla destra per Randello, vicino col serbo, che punta Perez l'area di rigore avversaria, torna indietro invece da Palencia. Shibasaki, in profondità da Eraso, Bautista altissimo. Meta. No, ma fatemi uscire come voglio, che difensore, tanto ce la facciamo, guarda qua. Ci pensa Lozano, ci pensa Lozano, Luna. Capitan Luna, smarcia tutto, ma porca di quella puttana. Oh no, oh no, devo tenere diversamente la squadra. La traversa del Leganés, del Pepe... Non è vero, no. Ledesma se la tocca con la mano. Allora calcio di gol per il Leganés con Bautista sul dischetto. Orellana intuisce, la tocca, palla che sbatte sul palo. E calcio d'angolo, bravissimo Orellana. Tanto buonasera a tutti quelli che stanno arrivando. Ciao, se siete in un page, salve, venite qui a farci compagnia e a tifare per il Los Cincos, squadra che abbiamo appena creato e che potrete migliorare voi, dato che ne ha assolutamente bisogno, visto il raddoppio di Bautista. Bel gol. Bellissimo sinistro. E la vita sportiva di questa squadra comincia male. Orellana molto rivedibile. Poteva posizionarsi meglio e usare meglio la sua cazzo di mano di richiamo. Vero? Pirletta. Ma la partita non è finita. Abbiamo ancora 40 minuti sul cronometro. È una squadra che ci crede. E che ci crederà fino in fondo. Zulk. In area numero 9. Cerca un varco. Non lo trova. Si appoggia da Lino Lozano. Cerca il passaggio di ritorno. Angel Gomez, Zulk, eccolo in area, di ritorno da Angel Gomez, di testa! Cosa ha preso il portiere del Leganés? Cosa ha preso? Ma raga, non fatemi rimpiazzare Orellana da Donnarumma. Buono recupero palla, Cuevas, a tu per tu col portiere del Leganés. Primo gol in gare ufficiali del Los Cincos, segnato dal numero 10. Mikel Cuevas. Gran gol. Gran recupero palla di Big Kauna Vega. Va a servire Cuevas, che deve soltanto calciare la palla. Si infila all'incrocio. 2-1. Tocco corto per Bautista. Con il destro di testa. Non so chi sia stato, ma è un cazzo di muro quell'uomo. E ora Mikel Cuevas prova ad andare via Bautista. Non ce la fa. Vico dal limite. Per il numero 12 Randelovic. Ne salta uno, ne salta due. Calcia sul palo. E il pallone rimbalza in porta. In maniera anche strana. Secondo me c'è stata una deviazione. Qua mi sono perso io con la difesa. C'è la deviazione, c'è stata, ma era di Orellana, che la tocca, ma non la prende bene. Guardate come gira bene il pallone il Leganés, che ora ha letteralmente un intero campo da football di spazio. Randello vicino in area, pressato bene dal terzino sinistro, che non ricordo mai come si chiami. Orellana con un'altra gran parata. Ma sai cosa? A me non viene da tirare lì, perché dico, cioè, nella vita reale non si tira da lì. O magari non, io non tirerei da lì, perché non sono un calciatore vero. Porca puttana, però il 4-1 mi sembra un po' troppo punitivo, un po' troppo severo. Bustinza. E ora, signori, niente, I give up. Prima partita ufficiale dei Los Cincos contro la rivale di sempre, la rivale storica di una vita, il Leganés, che finisce in maniera disastrosa. Ma ho comunque le speranze molto alte per questa squadra. Io so che potrà fare grandi cose in questa seconda divisione. Cerca il filtrante verticale che non passa. Allora ancora il numero 7. Si appoggia sulla destra a Vincent Vega. Cuevas per Hermida col mancino. Minchia, però c'è anche da dire che il portiere del Leganés ha fatto 3-4 parate fondamentali in sta partita. Lino Lozano dentro da Hermida ancora. Mette fuori la difesa. Vega di testa. Nulla. Ci sono i difensori del Leganés. Partenza pessima dei Los Cincos. Dispiace, la stagione è ancora lunga, tranquilli. Broskis. Perché non ho fatto esordire Anko? Perché mi sono dimenticato. Vai, simulazione veloce contro il Lugo. 4-1. Cuevas, Ledesma. Il difensore centrale che ne fa due. Mi sa doppietta da calcio d'angolo. Cuevas 3 gol in 2 partite. Ottimo inizio, dai. Dopo aver perso 4-1, vinciamo 4-1. Riequilibriamo tutto. Teniamo d'occhio anche i giocatori che si stanno allenando per cambiare il ruolo. E altra vittoria. Altro gol di Cuevas. Il quarto in 3 partite. Signori, Cuevas sta facendo grandi cose. Vediamo quali cazzo di acquisti folli sono stati fatti. Ecco, Kieran Trippier
alla Juve, ok. Jovic al City, non ce lo vedo. Aran Barry alla Roma, sì. Canales, ma la Juve che cazzo di acquisti ha fatto? Che merda di mercato. Vendendo pure Alexandro al Chelsea, una gran merda. Zaha al Bayer Leverkusen, Muriel al Lione, a caso. Belotti al Tottenham, De Nayer alla Lazio, Luis Felipe all'Everton. Sì, un po' a culo sono successe queste cose, bellissime. Arriviamo alla fine di questo mercato col Siviglia che prende Bonucci all'ultima ora. Alzo le mani e dico K. Sapete cosa? A cazzo durissimo. Andiamo a giocare soltanto una partita da qui al mercato di gennaio e direi di giocarla contro... Voglio una buona squadra. Il Valladolid. Mamma mia. Ci sto, giusto perché è viola come Twitch. E conseguentemente anche come Twitch Prime. O meglio, Amazon Prime Gaming. Fate la sub. E intanto stiamo vincendo a raffica. Ma avete idea di quanto stiamo andando bene? Porca merda, alla grande. Cioè, abbiamo perso la prima, ma da quando ho alzato le mani ho detto fate Bobis, non ne abbiamo più persa una. Abbiamo una squadra fuori categoria. Nettamente fuori categoria. E per tutti quelli che mi chiedono Thierry in che campionato stai, sono nella seconda divisione spagnola. Ma di questo passo, altro che seconda divisione spagnola, arriviamo alla prima divisione spagnola. Ma in 0-2 anche. E lì poi sarà tosta a giocarsela con Real e il Barça e l'Atletico, non dimentichiamolo. Oh, imbattuti. Imbattuti da quando ho alzato le mani dal controller. Ne abbiamo pareggiate tre, le altre le abbiamo vinte tutte. Beh, buono. È ora che lo dico, ovviamente. Perdiamo, giustamente. Arriviamo all'incontro col Valladolid, da, direi, saldamente primi in classifica, con più 7 dalla seconda. E ora dobbiamo giocare contro la seconda. Quindi ho fatto bene a fermarmi contro il Valladolid. Dai, giochiamoci questa ultima partita del girone d'andata. Formazione titolare. Signori, siamo pronti. Vediamo se riusciamo ad ottenere un risultato migliore rispetto a quello ottenuto nel derby d'esordio contro il Leganés. Eccoci di nuovo qui al Camp Prime, che ci ricorda che Amazon Prime Gaming vi permette di abbonarvi gratuitamente, contro una squadra che è viola, proprio come Twitch. Quindi, hey, tutti i richiami portano alla sub. Tocco sbagliato per Olaza, allora non sono l'unico con i piedi storti. Rivera per Cuevas. Angel Gomez. È rapido il numero 20. Scambio con Cuevas. Di ritorno per Gomez. Gomez da Zulk. Col mancino cosa si è mangiato il polacco? A tu per tu col portiere avversario. Doveva soltanto metterla dentro. La calciata altissima. Perché io non scelgo niente. Una carriera interattiva. Per l'appunto le decisioni le prendete voi. Dalle più stupide tipo la divisa. Che palla per Zulk. Eccolo qua il numero 9. Dal limite col destro. Lo incrocia benissimo, il portiere era rimasto lì a fare la classica parata laser di Handanovic, ma anche giustamente perché la palla è finita non allo Sincos, ma praticamente è finita alle Canarie. Lozano, cercare un varco, Gomez, per Zulk, eccolo, l'ha trovato il varco, Zulk, cerca il cross, deviato, calcio d'angolo, va bene, va bene, va bene. Gomez, dalla bandierina, non c'era nessuno a saltare lì, cancio, di testa, non la tocca. Valino Lozano col destro, ci prova soltanto lui. C'è solo un giocatore in campo per i Los Sincos ed è il numero 7, Lino Lozano, la stella della squadra. Ho giocato due partite finora, una sconfitta 4-1 e uno 0-0. Cioè, meglio lo 0-0 del 4-1, sia ben chiaro, però manco sono riuscito a fare dei tiri in porta decenti. Gli unici li ha fatti Lozano, i tiri pericolosi. 0-0, tristissimo. Mamma mia, che partitaccia, cazzo, che partitaccia. Ma come Cristo 23? Ma scusami, se ti chiami Cristo, almeno, cioè, mettiti la 33 come maglia, sì, a tema. Che cazzo.